da D'Angelo, trasmetto dallo studio Pilates e Altro in centro a Padova. Anche stasera vi faremo conoscere una nuova attività. In realtà si parla da qualche tempo di questa mezza sfera chiamata Bosu, che è un attrezzo americano. Noi in realtà lo utilizziamo dal 2012. Lo utilizziamo in maniera dinamica, di cui adesso Roberto, mentre io parlo, inizia a farvi vedere qualcosa. Solitamente nelle palestre si utilizza in maniera dinamica. Noi quando lavoriamo in maniera dinamica però non perdiamo mai i principi del Pilates, soprattutto quando si fanno le attività dinamiche, bisogna stare attenti alla respirazione, alla postura, all'allineamento degli arti, all'allungamento della colonna, ok? Perché sennò si rischia di farsi male. Invece molte volte quando si lavora con tante persone, le persone guardano l'insegnante, cercano di corrergli dietro e quindi non hanno il tempo di pensare a che cosa stanno facendo. Invece i nostri corsi collettivi sono massimo di 6-8 persone in modo da poterli seguire tutti in maniera corretta, anche quando lavoriamo in maniera dinamica. Lavoriamo anche appunto, come avete visto, sull'equilibrio, molto importante. Cosa serve lavorare sull'equilibrio? Beh, ci aiuta ad essere più reattivi se magari mentre camminiamo incontriamo la cosiddetta buccia di banana, che non è poco, no? E lavorare in maniera aerobica serve ovviamente al cuore, che è un muscolo, e quindi va allenato. Le lezioni solitamente si svolgono in una parte iniziale dinamica, anche per alzare la temperatura corporea, e poi si passa nel fare degli esercizi. Si può utilizzare il Bosu da una parte e anche dall'altra. Ovviamente in questo caso è più instabile. L'instabilità, ad esempio, in questi tipi di esercizi che sta facendo Roberto adesso, viene utilizzato molto per chi ad esempio deve fare surf, quindi ad esempio deve fare delle attività dove gli serve molto stare in equilibrio, no? Nell'acqua, se le onde sono alte e il mare non è proprio calmo. E quindi questa è tutta una propedeutica che serve molto. Okay? Come vedete veramente si spazia molto, ma qui da noi lavoriamo sempre sulla qualità, su qualsiasi cosa che facciamo. Poi il Bosu può essere utilizzato per fare un movimento della colonna, ad esempio. Cioè, muovo la colonna, torno, ok? Allungo. Posso fare degli esercizi per gli addominali, quindi dove devo stare in equilibrio. Okay. Qui, questi sono tutti esercizi di Pilates. Okay. Quindi, vedete, il Bosu è veramente un attrezzo che si può utilizzare in molte funzioni. Però è sempre importante come si utilizza, qual è l'obiettivo e quali sono i benefici. Okay? Perciò il beneficio è sempre buono quando si lavora in maniera corretta. Un esercizio che io uso molto con il Bosu per insegnare alle persone ad utilizzare su un peso, ad esempio, è questo. Immaginare che questo sia un vaso di fiori, ok? Perciò lo faccio utilizzando le gambe e le braccia, ok? E vengo su. Posso anche decidere di portarlo su, ok? Ma le braccia e le gambe lavorano mentre la colonna è ferma. E in questo modo non mi faccio male. Vi aspettiamo per i nostri corsi collettivi sul Bosu, ma non solo. E le prossime serate vi presenteremo ancora delle cose molto interessanti, vero Roberto? Sicuramente, noi siamo qui e vi aspettiamo. Buona serata a tutti. Ciao a tutti.